Il Raystore, campionato italiano junior motocross, si è spostato nelle Marche, sul crossodromo di Cavallara. Il circuito pesarese è tornato ad ospitare la seconda ed ultima prova della fase selettiva e lo ha fatto nel migliore dei modi grazie agli uomini del locale motoclub. Un sabato nuvoloso ma fortunatamente senza pioggia ed una domenica soleggiata hanno accompagnato dal punto di vista meteo un programma in cui tante sono state le iniziative, tra cui il trofeo Primi Passi. Non potevano mancare il Challenge Yamaha Blue Crew, il Challenge UFO Plast Another Race, la Pole Position Fashion Bike e lo All Shot Pro Grip. E si passa alla classe 125 Junior con lo start, il più veloce, il numero 217, Brando Rispoli in sella all'Husqvarna Fashion Bike Mototecnica, qui ancora il gruppo in lotta, e poi Rispoli inseguito da Simone Mancini, numero 97. Bellissimo il duello in gara 1 tra i due, ma è stato velocissimo anche Alfio Pulvirenti, che è stato costretto in gara 1 a rimontare mentre ha vinto gara 2. Qui ancora il duello tra Brando Rispoli e Simone Mancini, mentre vediamo proprio Alfio Pulvirenti in rimonta. Ecco il podio di giornata con il terzo posto di Tommaso Cape, il secondo di Pulvirenti e la vittoria di Brando Rispoli. Per quanto riguarda la classifica di campionato della selettiva Centro-Sud, è Alfio Pulvirenti del Seven Motorsport a vincere. Ma è andata benissimo, sono felicissimo. Peccato oggi una prima manche con un po' di errori, una caduta nelle prime curve e dopo un recupero un po' lento. Però mi sono divertito, ringrazio il team Seven Motorsport, i miei allenatori Daniele Vic e Felice Compagnone e tutti gli sponsor. Si passa alla classe 85 Senior, andiamo a vedere lo start con Nicolò Mannini in sella alla KTM del Seven Motorsport a prendere il comando. Nel frattempo abbiamo visto l'azione del numero 838 Nicolò Giancamilli e poi Yuri Lombardo in sella alla Gas Gas del team Pardi Royal Pat. In azione anche la Gas Gas Celestini Racing di Gennaro Utek numero 911, mentre vediamo Nicolò Mannini che è andato a vincere entrambe le frazioni, conquistando così il primo posto nella classifica di giornata. E dopo il podio di giornata si passa al podio di campionato con il terzo posto di Luca Colonnelli, il secondo di Gennaro Utek e la vittoria di Nicolò Mannini. Il weekend è partito sin dall'inizio bene, prove libere, qualifiche primo e anche nelle due gare, e sono contento di tutto questo perché avevo un buon ritmo e durante la gara niente, sono contentissimo anche della vittoria del campionato dell'area centro-sud e ringrazio il mio team Seven Motorsport, Simone Paoluzzi, Gianni Fecorilli, tutte le persone che mi aiutano, il mio motoclub Mega Racing di Floriano Raspanto. E si passa alla classe 85 Junior con lo start qui dal Cross Park Cavallara, andiamo a vedere chi è il più veloce. Abbiamo intravisto il numero 777 Christian Amali, mentre velocissimo è stato anche il numero 25 Francesco Poeta, autore di due secondi posti, lo vediamo qui nel tentativo di rimonta. Ma il più veloce è stato ancora lui, Andrea Uccellini del Fashion Bike Ragnimoto, che vediamo in azione in sella alla sua Husqvarna 85. Ancora duelli aerei per quanto riguarda la classe 85 Junior, abbiamo visto Poeta che è riuscito a rimontare e conquistare due secondi posti, mentre Andrea Uccellini vince la classifica di giornata. Classifica di campionato con il terzo posto di Christian Amali, il secondo di Francesco Poeta e la vittoria di Andrea Uccellini. È andata bene, tranne la partenza che posso migliorare, però sono contento, sono vincitore del campionato italiano Centro-Sud, sono contento e a bombazza per le finali. Si passa alla classe 65 cadetti con lo start. Ottima partenza per il numero 91 Riccardo Burrini del team
par di Royal Pat, che è riuscito a conquistare 2 secondi posti, ma la vittoria assoluta è andata a Riccardo Mescolini, che abbiamo visto in azione. In azione anche Alessandro Ferraro, che conquista il 3° posto in entrambe le gare, mentre Mescolini non ha avuto rivali, andando a vincere con una sonora doppietta. Ecco il podio di giornata. Classifica di campionato Centro-Sud che va a Riccardo Burrini, se la KTM par di Royal Pat. Ho vinto il Centro-Sud, voglio ringraziare il mio team par di Royal Pat, KTM Italy e la mia famiglia. Nella classe 65 debuttanti, lo start per tutto il gruppo di 13 piloti, il più veloce è stato Marco Rea del 7 Motorsport, che è riuscito a conquistare entrambe le frazioni. Al 2° posto il numero 297 è Marco Frascone, mentre abbiamo visto lo Squarna di Cioffi, mentre segnaliamo la 2ª posizione in gara 1 di Paganelli. Ancora Marco Rea sul doppio in salita, mentre abbiamo visto il numero 21, Maggiorino Cioffi del Fashion Bike, in azione per lui il 7° posto. Podio di giornata che vede al 3° posto Luigi Paganelli, al 2° Marco Frascone ed il vincitore Marco Rea, che conquista anche la classifica di campionato. Sono Marco Rea, ho concluso ora, sono campione italiano Centro-Sud, ringrazio il mio coach Felice Compagnone, il mio team 7 Motorsport e i miei genitori che mi seguono da tutte le parti. Il percorso 2022 del campionato italiano Junior Race Tour prosegue ora con le semifinali di Savignano sul Panaro del 4 e 5 giugno, per poi proiettarsi alle finali di tutte le categorie. Che vinca il migliore! Sempre. Offroad Pro Racing, niente come esserci.